una cartica que yo guardo donde te escribí. Eccoci con una nuova serie di cluttering, questa volta è l'ora delle ciprie. Qua ci sono parte di correttori che abbiamo visto l'altra volta, non li vedremo, ma queste sono tutte le ciprie, non solo, perché ce le ho anche qua nel cassetto di fianco a me, di qua, che poi tirerò fuori. Allora, sposto leggermente questo, così mi faccio spazio qui. Questa qua è la solita bacinella dove metterò i prodotti da dar via, e questa qua rosa dei prodotti da buttare. Credo che cipre non ci sarà molto da buttare, però insomma, vediamo. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la Mineral Booster di Elf. Allora, e Lips Face c'è scritto, vabbè. Allora, io più che altro la uso come cipria d'estate, o addirittura simil fondo d'estate, nel senso che metto solo questa la maggior parte delle volte e nient'altro, perché comunque è una colorazione, come vedete, abbastanza scura, ma d'estate con l'abbronzatura va benissimo. Poi è un prodotto minerale, quindi la scadenza si vale, ma relativamente. Ok, e niente, questa qua ovviamente la tengo. Poi abbiamo questa qua che è la Maybelline Plum Powder Matte Finish. Allora, io inizialmente questa qua la utilizzavo abbastanza, però mi sono trovata ultimamente a non utilizzarla molto, perché comunque non ho bisogno di un effetto matte. E quindi questa qua sono seriamente indecisa se metterla da darla a qualcuno oppure tenerla per me. La tengo qua in sospeso, vedo dopo quando se ne trovo altre matte che mi piacciono di più, la tengo. Allora, poi abbiamo questa che è la Pure Tint Compact Powder, questa qua della Pure Skin della Essence, non so neanche quanto tempo ha, è la 01 beige, e questa qua solitamente la tenevo in borsa per andare a fare dei ritocchi. E niente, mi ci trovo bene, ma solo per dei ritocchi durante la giornata. Non è una cipria a cui mi affido per tutto il giorno, ecco. Però siccome è una cipria che costa poco, è già rovinata, la tengo in borsa per quello. Quindi questa la tengo. Poi abbiamo questo 2-in-1 Makeup Powder Wet and Dry. Allora, questo è un fondotinta in teoria molto chiaro, che però io francamente non utilizzo, cioè vedete quanto è chiaro, non lo utilizzo per niente. Una cosa che vorrei provare a fare è vedere se va bene per il baking oppure no, perché comunque ha una texture molto molto sottile, molto fine. Vorrei provare a usarlo con il baking e vedere se mi ci trovo bene oppure no. Allora, poi ho questa che è una cipria cotta della Pupa. Era questa qua addirittura l'avevo messa che la volevo vendere, cipria cotta effetto satinato. E questa qui appunto non la uso, è nuova praticamente, la metto appunto da regalarla o insomma vederò poi se venderlo o no, perché questa proprio non l'ho mai utilizzata. Poi ho questa qua, la Finitone di Maybelline, che io direi che posso buttare, nel senso che ormai non c'è rimasto più niente, e anche se mi ce l'ho trovata abbastanza bene, riesco con fatica anche a prendere i bordi, quindi io direi di cestinarla, anche perché è distrutta, ma mi si rompono sempre le confezioni, non so come faccio, ma neanche mi cadono, cioè mi rimane proprio in mano, quindi questa la buttiamo. Ecco appunto. Poi ho questa qua dell'Alverde, questa è una Rose Powder Transparent. In realtà questa qui io non l'ho neanche mai aperta, perché se vedete qua è ancora sigillata, perché volevo finire le altre prima, e siccome questo è un prodotto naturale ho detto vabbè, lo aprirò più avanti e poi lo vedrò com'è. Quindi questa qua ovviamente la tengo. Questa è della Yesensi, la vado sicuramente a cestinare. Come ti apri? Ok, sicuramente a cestinare, a parte che ha un colore che io non so veramente come, forse l'avevo presa per terra perché è davvero scura per me, poi arancione, cioè vabbè, comunque questa qua la butto senza indugi. Via. Ho questa qua di Deborah, questa qua è in polvere libera e mi piace tantissimo, è la Face Perfect cipria in polvere libera, la 1. Allora, questa è bellissima, ragazze. Io odio le ciprie in polvere perché fanno sempre sto schifo che escono da tutte le parti, no? Infatti c'è cipria ovunque, va bene, però è davvero sottile, impalpabile, mi piace tantissimo, è una delle ciprie in polvere forse che adoro di più, quindi questa la tengo. Altre due ciprie che vado a tenere, anche se vabbè,
non mi fanno impazzire. Sono queste qui dell'Egyptian, non mi fanno impazzire sul mio viso, perché comunque sulle modelle e quant'altro andavano bene. Per il mio viso non le uso per me, le uso solo per lavorare. Sono queste qua dell'Egyptian, sono nella colorazione 1 e 2. Sono la Cipria Libera Lose Powder. È una confezione gigantesca, perché sono 18 grammi. E niente, queste qua ovviamente le tengo. Forse questa qua scura, penso che non sia nemmeno aperta la mia, perché è davvero scurissima e non ho incontrato ancora nessuno da truccare così scura, quindi... O almeno non ho usato quelle cipre lì. Comunque, queste stavo mettendo nella roba da regalare, queste le tengo. Questa qua di Sephora è ancora chiusa, perché l'ho presa con le offerte e non l'ho, sono andata ad aprire ovviamente, perché tante cose comunque vedrete che sono chiuse, perché comunque non le vado ad aprire se ne ho altre da finire prima. Quindi questa qua la tengo ovviamente. Questo è qui e non dovrebbe essere qui, è quell'aggeggio per mettere le ciglia finte, quindi questo qua che ti aiuta con le ciglia finte, io non l'ho mai usato, però era nel kit della Elf. Questo a mio malincuore ho visto che si è distrutto, era lo 01 Ibiza Sun Shimmer Powder della Essence, forse questo era addirittura quello che avevo comprato di scorta, che sa di cocco in una maniera allucinante, perché secondo me c'è l'altro ancora non finito. E vabbè, è distrutto, non so cosa fare, o lo spolverizzo, cioè lo riduco in polvere e lo metto in una jar tipo queste, lo uso come illuminante. Adesso ci penso un attimo, però lo metto qua nelle cose da buttare, se mi gira che è lo faccio, altrimenti pazienza. Questa è un'altra cipria di Deborah che francamente io non capisco, perché secondo me è simile a questa alla fine, è la stessa cosa, però è con questo aggeggino qua, che è praticamente una spugnetta e tu la vai, è molto comoda diciamo da portare in giro, no? Tu la apri ovviamente, vai a picchiettare e ti rilascia la cipria. Vediamo se riesco a farlo adesso. Sì, ok, la sto facendo. Vedete, rilascia la cipria, poi tu con un massaggio la vai a stendere. Non è che sia proprio comoda. Infatti adesso ci sto pensando, perché è comoda effettivamente a tenere in borsetta. Adesso ci faccio un pensierino anche qui su questa, è un forse, la mettiamo qui. Poi ho queste qua che sono le dell'Ideal Flawless, la CC di Flawless di Avon, che sono praticamente delle perle, vedete, tutte colorate, un po' che va a richiamare le perle di Guerlain, diciamo. E questa è molto carina, non ne ho così e la tengo ovviamente, anche un po' illuminante. Poi ovviamente la Make Up For Ever HD, questa qui, senza starla a tirare fuori, questa è la mini taglia. Mini taglia che comunque contiene un botto di grammi, cioè sono 5 grammi ed è piena zeppa e non la finirò mai comunque, cioè nel senso, già la mini taglia secondo me è abbastanza. E questa qua ovviamente la tengo perché la uso tantissimo per lavorare. Poi abbiamo questa qua di Elf che è la Warm. Oddio, queste palette qua. Questa è una colorazione molto bella, ma prettamente estiva. E io più che come cipria, ovviamente è tipo bronzer barra blush, però non lo uso molto, quindi mi sa che questo qui lo metto da regalarlo. Magari mia sorella sì, gli piacerà sicuramente. Altra cipria, questa qua di Astra, la Natural Powder, e non la posso vedere sta cipria, ragazzi, non l'ho mai potuto vedere, spolvera tantissimo, non mi piace. Non mi piace e non andrei neanche a consigliarla o a regalarla, di conseguenza di questa qua la butto. Poi questa qua di Essence, molto chiara, che è una di quelle translucent che porto sempre tipo nelle varie borse. È una semplice cipria chiara che però io trovo comode più che altro per andare a fare dei ritocchi, appunto me le porto in borsa perché se si rompono non me ne frega niente, detto molto sinceramente. Poi ho questa qui di Avon che era di una collezione limitata, però non è che perché era una collezione limitata, perché era arrivata scontata, l'ho presa, ed è questa qua molto chiara, questa qua è nuova, devo ancora testarla, quindi ovviamente non vado a darla via, vorrei prima testare e vedere com'è. Allora, stessa considerazione di Tana Natura per Al Verde, anche questa qui è ancora chiusa, perché appunto preferisco finire altre, dato che queste sono naturali, aspetto ad aprirle, perché comunque ne ho già tante di in polvere libera aperte. Poi ho questa, la Powder Experience di Debbie, che è abbastanza utilizzata, se potete vedere la scritta in mezzo è andata via.
Questa l'ho comprata dopo aver visto un video di Mr. Daniel Makeup. È una cipria molto bella, è impalpabile, è davvero molto bella, mi piace tantissimo, la uso molto spesso. Poi abbiamo questa qua della Essence, che è quella matte. E anche qua, Compact Powder Matte, io ne ho sentito parlare benissimo, non vado a criticarla assolutamente, l'ho anche utilizzata un bel po', però la metto nelle cose da regalare magari alla mia sorella perché la mia pelle non ha bisogno di essere matificata, più di tanto, sta andando più sul secco la mia pelle e quindi vado a dare alla mia sorella che ha una pelle grassa. Poi ho questa qua, Tricolor di Alverde, che mi aveva portato mia cugina dalla Svizzera. E effettivamente io questa l'ho utilizzata veramente poco, però vorrei farvi notare una cosa: se io vado a prendere tutti e tre i colori, divento verde, cioè proprio divento verde, ragazze. E non è un bell'effetto quello che mi fa, forse perché sulla mia pelle non ci sta tanto. Adesso credo che questa qua la metto nelle cose da regalare e vedrò se magari qualcuna delle mie sorelle vuole provarla o delle mie amiche, insomma, io dico sorelle perché sono sicuramente mia sorella mi ruberà tutto. Comunque, questa cipria è uguale a quella di prima nella colorazione più scura ed è quella che solitamente usa mia sorella quando viene qua a truccarsi. Di conseguenza io voglio levare un po' di roba, se la porta a casa, quindi la metto qua. Poi abbiamo questa qua di Deborah. Allora, questa qua di Deborah in realtà non ha tanto tempo perché l'ho comprata da poco. Però io non so voi, ma avete mai sentito il profumo dei trucchi Deborah? Cioè, non lo so. Deborah ha avuto sempre questi profumi particolari. Questa cipria, forse una delle ciprie più vecchie di Deborah, non so se c'è ancora. L'ho comprata qualche anno fa. Comunque è ancora buona. Però è una cipria che mi trovo ad usare veramente poco. Dovrei tirare fuori e usare di più. Quindi magari sarà una di quelle cose che mi metto qui davanti a portata di mano per utilizzarla di più. Poi abbiamo la Prime Fine Matific Powder Waterproof di Catrice, anche questa mi piace tantissimo. È matificante anche questa, però non troppo, di conseguenza riesco ad utilizzarla ogni tanto e poi è waterproof, quindi mi resiste già un po' di più. Di conseguenza questa la tengo, perché comunque qualcuna waterproof conviene sempre tenerla. Questo qua è il Mosaic Compact Powder di Essence. E questo qui è leggermente glitterato, ma se io lo vado a miscelare, è un po' troppo scuro per la mia pelle, quindi volevo provare a metterlo nelle cose da regalare, magari qualcuno, riesce a utilizzarlo più di me. Poi abbiamo questa che io adoro, è della Benecos, la Natural Light Powder, una cipria illuminante. Leggermente rosata, non troppo, ma sulla pelle si perde il fatto che sia rosata, ma è molto illuminante, cioè molto, non è che diventa una palla da discoteca, però ha quel luminoso bello e mi piace tantissimo e questa non riesco assolutamente a separarmene. Poi, questa qua l'adoro, è la Hello Autumn, la Mosaic Color Powder di Essence, anche questa è molto carina, molto luminosa, io vado col pennello leggero leggero e la prelevo, la vado a stendere sul viso, mi piace tantissimo metterla d'estate perché mi piace l'effetto un po' luminoso d'estate, quindi anche questa la tengo. Poi abbiamo questa che non è dell'HQ, qua ho compattato una cipria della Maybelline forse. Aspettate, se riesco ad aprirlo, ok. Vedete, ce l'ho compattata, però è distrutto, ragazzi. Cioè, non ce la faccio di utilizzarla, sta roba. È inutile tenerla, la butto. Poi ho questa di Bottega Verde, che ho sentito in molti pareri contrastanti su questa cipria, nel senso che tanti dicono che fanno uscire, fa uscire. Imperfezioni. Io ho avuto modo di testarla poco, è una di quelle ciprie che voglio testare bene, di conseguenza evito di darla via, la voglio provare bene prima di esprimere un giudizio. Poi ho questa qua della Debbie, è una di quelle estraibili, che se trovo il verso di estrarla eccola qua, così. È una bella cialdona grossa e francamente non mi ci trovo male, ha comunque sempre la stessa palpabilità di questa qua, è molto sottile, molto bella. Ogni tanto la uso e dovrei iniziare ad utilizzarla un po' di più perché ne vale la pena. Poi ho questa qua, la Fit Me, che è ancora sigillata, l'avevo comprata ma ancora non l'avevo aperta perché ne avevo tantissime aperte, quindi ovviamente questa la tengo.
Ho questa che mi piace utilizzare particolarmente in estate, è la Creamy Puff Pressed Powder di Max Factor. Mi piace utilizzarla in estate perché vedete che è un colore un po' più scuro e ha un profumo di fiori, non so spiegarvi, è veramente bellissima. E niente, la uso un po' più qua, non proprio estate, inizio estate che mi abbronzo un pochino, quindi questa la tengo. Questa di Color Trend è praticamente nuova, la devo ancora testare. Di Avon, Color Trend e Avon. Idem questa qua di Avon, sempre della collezione Luxe, che è una linea, non è una collezione. Questa è un attimino più scura, quindi credo che inizierò ad utilizzarla ora. Poi ne abbiamo altre due di Elf. Allora, con la già questa perde l'infarto. Allora, facciamo prima questa. Questa qua è la Matte Translucent Fix Matte della Essence, che adesso cadrà di tutto di più perché ragazzi è ovunque. E questa mi piace tantissimo, questa per fare il baking. Peccato che perde da tutte le parti, però la tengo. Poi Tone Correcting Powder, questa qua era la famosissima cipria di Elf, che comunque a me piace tantissimo, vedete che è già bucata, quindi la utilizzo abbastanza. E niente, questa la tengo ovviamente. Sto tenendo un casino di ciprie. Questo è in teoria un Translucent Mattifying Powder, cioè nel senso che tu vai a tamponarlo durante la giornata, va a mattificarti la zona, però non lo utilizzo. Quindi questo lo metto nelle cose da regalare. Allora, in teoria qua è vuoto. Dico in teoria perché ci sono altre cipre qui, ma queste qua so già che è difficile che le darò via. Quindi adesso le rimettiamo dentro insieme, quelle chiuse. Cerco di tenerle da parte in modo da non mischiarle. Ok, così. Così. Diciamo che ne ho eliminate un po', adesso le vediamo tutte bene insieme, ma un po' me ne sono liberata, no? Questa è chiusa, questa è chiusa, questa la mettiamo qui, questa la mettiamo qui, e poi lì davanti cosa mettiamo? Mettiamo questa qui a perle e questa qua chiusa così, dai. Questa qua, questa la mettiamo qui, questa così. Perfetto, vedete che già queste erano appoggiate nel cassetto, già ce ne sono molte meno. Queste qua sono tutte da regalare, queste sono da buttare. Ok, ora sposto un attimo questo qui, guardiamo le cipre che ho qui. Allora, ho questa qua di Chanel che è la Poudre Universal Liberal Chanel. Questa qua è bellissima, anche questa mi va da tutte le parti e questa non la darò mai via. Ovviamente l'adoro, è una delle cipre mie preferite. Uguale questa qui di Givenchy. Questa qua è quella la Prisme Libre, ossia ha tre colorazioni, quattro colorazioni, una più rosata, una pescata, una più rosata, una illuminante e una color beige. Poi voi aprite e dentro vi esce un po' di colore da ogni parte. Anche questa la adoro. È molto luminosa questa, infatti sono partiti tipo glitter dovunque, vabbè. Questa in realtà non è una cipria, ma io la utilizzo come cipria d'inverno, cioè nel senso d'inverno, quando voglio maggior coprenza la spennello come fosse una cipria. Il fondotinta compatto di Kiko, quello in polvere, il mio nella colorazione CR15. Questo lo tengo. Ok. Questo, sì, vedete che è mezza distrutta, però mi piace tantissimo, la sto finendo, la sto utilizzando praticamente tutti i giorni, di conseguenza non vado a cestinarla, vorrei riuscire a finirla. Allora, io ho comprato questa cipria perché ne ho sentito parlare benissimo da tantissimi, ma ragazzi, a me questa cipria mi fa diventare bianca, cioè io non so voi, ma io la metto e a me questa fa diventare bianca. Secondo me va molto bene applicata tipo baking, allora la posso utilizzare, altrimenti non riesco a utilizzarla, già divento più cadaverica di quello che sono. Proverò di utilizzarla per il baking, appunto. Poi ho questa qua di Benicos, che è la Natural Mineral Powder. Questa qua in realtà non la uso molto e mi dispiace questa cosa, però non riesco ad utilizzarla moltissimo, devo cercare di utilizzarla di più.
Poi ho il vecchio fondo di Kiko, il Soft Fox Compact, che è questo ma vecchio, infatti tutto zozzo. Questo qua sta per finire, lo finirò, porterò alla fine questa primavera estate e niente, così lo tengo. Mi sa che questo cassetto, ve l'ho detto, non buttavo niente. Vabbè, questa cosa vi dirvi, la Benai di una Luxury Powder, questa qua, e questa assolutamente non va da nessuna parte, resta con me, anche perché mi costa la bellezza di 22 euro, quindi non se ne va da nessuna parte. Poi abbiamo la mia amata, adorata, assolutamente amata Prime and Pearless Too Faced, che non va da nessuna parte anche lei. Ultime due, questa qua che è una cipria illuminante di Kiko, in una vecchia collezione che stra adoro, è fatta a mosaico, anche questa rimarrà assolutamente con me. E idem questa qua di Avon, scusatemi, che è della linea MAC, che sto testando, ho iniziato giusto una settimana, la sto testando ben benino e niente, anche questa è di quelle bianche, okay, che poi una volta applicate si vanno a neutralizzare, insomma non vi lasciano bianca. E la sto testando e mi riservo da qualsiasi commento. Ok, adesso rimettiamo via anche queste al loro posto. E niente ragazze, questa era tutta la parte delle ciprie. Ora vedrò quanto è lungo il video, altrimenti penso che mi fermerò qua e poi farò gli altri spezzettoni di video con i blush, le terre, magari metto terre illuminanti insieme, anche se io ho un botto di roba, vabbè. E niente, vi rimando al prossimo video decluttering. Ciao ragazze!